Te la racconto per come è andata. Allora, hanno visto dei miei video online e mi hanno chiamato, ma io non sono mica Mr. Wolf, sono uno che fa video su cose che non capisce. Poi, cioè, qualche volta sì, se no che ci sto a fare? Mi chiamo Pietro Massai e sono un architetto, che per me prima di tutto vuol dire pensare. I protagonisti della storia che ti voglio raccontare non sono Bruce Wayne o Peter Parker, ma un giardino e un parcheggio. Ok, niente di eccitante se vuoi, ma per fartela salire ti dico che è una storia di very money, proteste cittadine, mobbing e anni di inchieste. Che dire? Iniziamo? Titoli di apertura. Un giardino. Nome, Podere la mattonaia. Una roba abbastanza vecchia, del 1300. Prima era uno di quei posti con le mucche. Si faceva il formaggio. Poi, orti, per un bel pezzo. E adesso? Niente. Cioè, abbandono. Non che non ci fanno il formaggio. Cioè, proprio niente. Ora sta cosa che di solito ce la racconta il nonno Pino o la vecchina di San Moro non è nel Chianti o nel countryside, ma è proprio dentro Firenze. Secondo protagonista, un parcheggio. Ancora non è in scena, ma con i permessi pronti. Proprio da fare dentro al giardino di prima, 80 posti auto. Un miracolo. In realtà poi c'è un terzo protagonista, femminile, ma te lo dico dopo, altrimenti che gusto c'è? Sostanzialmente un miracolo. Bellissimo. E andiamo con la storia. Il comitato a protezione del giardino, sì, c'è un comitato e sono incazzati neri. Ecco, per una decina d'anni hanno protestato con tanto di avvocati e una cosa tipo 50.000 euro spesi perché il podere, dicono, è bene paesaggistico. Ma pochi hanno ascoltato e sono rimasti per ora con un pugno di mosche. Hanno provato in tutti i modi a far capire che il parcheggio non ci andava, cercando qualsiasi legge per evitare il parcheggio, ma niente. Nessuno muove un dito. E quindi sembra che sto parcheggio si farà tra poco, nella prima parte del 2022. Che poi io vorrei anche capire perché si incazzano, cioè in questa zona si parcheggia davvero a fatica. La risposta che mi do io, ma te la puoi immaginare, i soldi. I soldi delle maledette macchine. Ora, siamo d'accordo che la macchina in città sia uno strumento del diavolo. Vai al lavoro e arrivi già incazzato per il traffico. Uno ti ha tagliato la strada, urli, esistono le ciclabili! A bici e monopattini che carreggiata, marciapiede, è tutto loro. Ma vogliamo parlare delle ciclabili? Beh, ce ne sarebbe da dire, ma no, facciamo un'altra volta. Allora, aboliamo la macchina. Sì, e tu mi dici, ma sei scemo, Pietro? Ma se non ho altro mezzo? Ed ecco che appare la nostra terza protagonista, la tranvia. Esatto, la tranvia passerà proprio di lì accanto. È banale che dove passa la tranvia come la metro, le macchine si riducono. Prendi per esempio Scandicci. Dal 2010 al 2019 si passa da 7 a 25 milioni di passeggeri all'anno in tranvia. In sostanza, 12,5 milioni di chilometri percorsi, cioè tipo 300 volte l'equatore, e 50.000 tonnellate di CO2 risparmiate, che, facendo due calcoli, equivalgono a piantare 60.000 alberi. E conta che Firenze, secondo il censimento del 2019, ne ha intorno agli 80.000. Quando mi sono reso conto di questa cosa, mi è venuto da pensare esattamente quello che stai pensando te. Stiamo parlando di futuro, del nostro futuro, di questo paese.
che non fa altro che cementificare quello che dovrebbe restare verde. E mi pare di essere tornati a Celentano e a quel ragazzo che poi torna è tutto asfalto e cemento. Stiamo, con ogni azione come questa, sacrificando insieme la nostra storia e il nostro futuro. Ehi, ma Pietro, arriva al sodo. Il motivo? Ed è proprio questo che non capisco. Cioè, io davvero... cioè, non ci arrivo. Si potrebbe dire il guadagno. Ma se ci pensi bene, è temporaneo. Cioè, facciamo 2+2. Creiamo un parcheggio, facciamo un po' di soldi, ma cementiamo un'area. Tra poco ci passa la tranvia vicina, il che vuol dire meno macchine e quindi parcheggio vuoto. Mi ritrovo con una spianata di cemento e più nessun guadagno. Ma vediamo un altro scenario. Creo un orto urbano. Ad un costo irrisorio, anzi, coinvolgo i cittadini nella creazione e mi viene quasi gratis. Divento promotore di un primo caso interno alla città di privato che promuove una riqualificazione di questo tipo. Esporto il format, faccio capire come ci sono riuscito senza spendere un euro. Guadagno. Creando un mercato virtuoso di frutta e verdura a chilometro, anzi, a metro zero. Riqualifico uno spazio che diventa luogo di incontro tra i cittadini, dove i bambini possono giocare, imparare a seminare, a fare crescere le piante nel mio orto, nell'orto di tutti. Coinvolgo le scuole, il comune, rendo un caso esemplare il mio dono alla città. Ma probabilmente ci vuole più tempo. E adesso pensi di non avere tempo da perdere. Adesso. Allora fai il tuo parcheggio. Adesso. Cementifichi. Adesso. E non perdi tempo. Adesso. Ma se adesso fai tutto ciò senza pensarci troppo, dimentichi una cosa importante, che adesso non è dimentichi cosa eravamo ieri, le nostre tradizioni da proteggere che, una volta scomparse, si portano via una parte di chi siamo adesso. E non permetti così di porre solide fondamenta per un domani più verde, un domani sostenibile. Evitare il parcheggio nel podere la mattonaia forse non è più possibile. Non se nessuno vuole ascoltare. Ma io credo che se tu ed io lottiamo un poco ogni giorno per il futuro di tutti, allora insieme possiamo salvare non soltanto il podere della mattonaia, ma il nostro futuro, in cui non siamo condannati al surriscaldamento globale. Non è vero che non c'è speranza, come ci dicono quelli che il guadagno ora è per forza. La speranza finirà quando l'ultimo di noi non ci sarà più. L'ultimo che crede che il podere e la mattonaia sia un bene prezioso e debba essere lasciato verde. L'ultimo che crede in un mondo che si può salvare.